Sono passati 80 anni da quando Altiero Spinelli, profeta dell'europeismo, pronunciò un discorso qui, proprio nel centro storico di Torre Pellice, nella terra dei Valdesi, una terra di grande cultura, un discorso che era il manifesto sostanzialmente dell'europeismo, per superare gli orrori della guerra. 80 anni sono passati e per festeggiare, per celebrare gli 80 anni di quell'evento, così importante per la storia italiana ed europea, a Torre Pellice un convegno a cui parteciperà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Siamo con il Sindaco Marco Cogno, una città che si sta preparando perché è la terza volta che un Presidente della Repubblica visita Torre Pellice, ma questa è un'occasione veramente speciale per la comunità. Un'occasione veramente speciale questo 31 agosto del 2023, che cade proprio 80 anni dal primo discorso europeista di Altiero Spinelli, proprio tenuto in Torre Pellice nella nostra comunità. Dopo essere stato a Ventotene, Altiero Spinelli venne a Torre Pellice, accolto dalla famiglia valdese dei Rogliè, stette qua un lungo periodo e quindi incominciò qui a appunto parlare di europeismo, a tenere i suoi primi discorsi, prima di poi fare la carriera che tutti noi conosciamo. Un momento molto importante per tutta la nostra comunità, avere la visita del nostro presidente in un piccolo luogo, come abbiamo scritto sulla targa, in memoria di Altiero Spinelli, passa dai piccoli luoghi la grande storia e il desiderio di pace dell'Unione Europea. Ancora in un momento come questo che stiamo vivendo nel 2023, un pensare alla pace, la pace tra i popoli, la pace in Unione Europea, anche da una piccola comunità, quello che può fare una piccola comunità per la comunità nazionale, la comunità italiana, per la nostra Repubblica e per la nostra Unione Europea, può essere un momento di riflessione. La presenza del Presidente della Repubblica ci inorgoglisce, siamo felicissimi, tutta la comunità è contenta, non capita sempre, è stato qua nel 89 Cossiga, nel 98 Scalfaro, e quindi dopo 25 anni avere di nuovo la visita di un presidente per noi è un momento di orgoglio, l'orgoglio delle valli, delle nostre valli, ma di tutto insieme del Pinerolese, e quindi siamo veramente molto molto contenti. Il presidente farà una passeggiata in mezzo alla nostra comunità, in mezzo ai nostri cittadini, quindi ci auguriamo e vi invitiamo di partecipare numerosi, far sentire il nostro calore e il nostro affetto al nostro presidente. Ci sarà questo convegno dove appunto terremo alcuni discorsi e successivamente farà visita in aula sinodale, farà una visita alla chiesa valdese, che è appunto Torre Pellice e il centro della stessa, quindi si esaurirà così questa giornata.